considerata la regina dello scandalo, la regina che non voleva essere regina, che non voleva sposarsi, che abdicò, che lasciò il suo paese e che si trasferì a Roma, in più è diventata cattolica. Oggi invece Cristina da noi è, credo dappertutto, e soprattutto apprezzata per essere stata un importantissima promotore della cultura, delle scienze, la filosofia e dell'arte. Il barocco è, diciamo, il momento in cui la percezione sensoriale diventa uno strumento imprescindibile per il rapporto dell'uomo col mondo. Il rapporto tra percezione e conoscenza è quello che poi qualche anno dopo Cristina sarà chiamata estetica. E quindi è importante il pieno, diciamo, la saturazione delle capacità percettive che portasse l'individuo a un nuovo livello di percezione. Ecco, questa chiave estetica del barocco noi l'abbiamo totalmente persa. Noi di tutto il passato abbiamo un'immagine che è sostanzialmente muta. È possibile cercare di restituire, di reintegrare alla visione muta che noi abbiamo un aspetto percettivo più flagrante che appunto nasce dalla musica. Delizie contenti che l'alma beata te. Questo è un libro che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima quando mi è stato sottoposto dai responsabili della casa editrice Aracne per essere inserito in questa collana di musicologia che ha preso, diciamo, le mosse da pochissimi mesi, ma siamo già intorno all'undicesimo titolo e siamo veramente soddisfatti che l'iniziativa della casa editrice sia incontrando l'approvazione di molti musicologi che stanno dedicando i loro lavori alla collana medesima. Ho iniziato a sentir parlare di lei quando portavo i miei amici e i miei parenti che venivano da fuori a visitare il Vaticano, quindi la Basilica, e molto spesso guardavo questo monumento funebre, siccome la Basilica di San Pietro è praticamente un meraviglioso cimitero di papi, cardinali e uomini di chiesa, mi chiedevo quale santa fosse questa donna sepolta in una basilica del genere. Io ero convinta che fosse una santa, per me la santa Cristina di Svezia. E invece ascoltavo poi le guide turistiche che accompagnavano i vari gruppi, sentivo appunto queste persone parlare di Cristina di Svezia e quello che sentivo decisamente non faceva parte di una persona in odore di santità, tutt'altro. E sentivo parlare appunto di questa donna particolarissima, un po' parecchio diversa dalle donne del Seicento dell'epoca, e che soprattutto aveva dato vita a questi cenacoli culturali, a questi eventi di cui parlava tutta Roma, ai quali partecipavano le persone di spicco dell'epoca, quindi dalle famiglie aristocratiche ai cardinali, addirittura ai papi. L'importanza di questo lavoro della dottoressa Zilli è un lavoro che è frutto di uno studio sistematico sia su fonti bibliografiche e soprattutto su fonti documentali in gran parte inedite. Uno studio che sintetizza questa personalità affascinante, intrigante, e soprattutto la visionaria vicenda storica di questo straordinario personaggio. Così, leggendo questo libro, io mi sono immaginata questo palazzo come una specie di Versailles italiana, una piccola reggia dove Cristina di Svezia, che potremmo dire la reine soleil a questo punto, era attorniata da una corte meravigliosa che era costituita soprattutto da musicisti, poeti, letterati,
alchimisti anche, e in questa Versailles romana si facevano delle accademie dove si discuteva di letteratura, di poesia, si eseguiva musica strumentale, si allestivano degli spettacoli teatrali, cosa straordinaria.